Quasi dai lati. Te la senti di bucare la scatoletta? Partiamo col video. No, questa fa solo video. Me l'hanno rotta. Eravamo a Milano, mi hanno tirato un'ombrellata sulla macchina fotografica. L'ombrello è andato così. C'era la neve. Lui doveva fare, come un grande giocatore di baseball. Ah, lui è quello che ha tirato la palla. Io mi ero nascosto dietro a una macchina per fare la ripresa, che lui tirava la palla addosso a un auto. La palla di strada, un secondo dopo è passato un autobus. E insomma, quindi alla fine è caduta a terra. Da allora non fa più foto col flash. Siccome è qua, adesso è sera. Alle 2 di notte questo. Vuoi partire da prima? Ah, già la di lato ha fatto fatica. Ma io da di lato per la ha proprio il video. Dai Luca, vieni più vicino. Quella la voglio nel prendere per posto della Madonna, l'anno prossimo. Allora, cioè, dai, non ero qua. Sì, dai. La base. Tu pensa che tipo il terzo giorno ci eravamo arrivati in Australia. Ma lo so, abbiamo buttato tutti questi soldi per una cosa mignola. L'importante è sì che sia proprio per lui. No, le voglio provare. Dai! Non hai mai avuto una lame così grande. Ma è scattato, ragazzi. Cazzo Luca, adesso lei che dice che andava con i capelli corti. Vabbè, io la guardavo, ma me la ricordavo con i capelli corti. Hai i capelli corti, non ci sbriamo. Ma ci sono perso le ultime. Cos'è quel foglietto? È il foglietto dell'originalità. Certificato di garanzia. No, io non lo so. Le perline. Da mettere qua. Le perline. Sì, le perline da mettere sul braccio, il lock post. Ah, il lock post. Che porcata. Scusami, ma girala, l'hanno fatta la regola con il cuore. No, dall'altro lato. Sì. È un po' tanto, ha fatto il culo di fuori. Vedi che c'è la riga. Bravo. Se avessi preso la lode ti avremmo dato qualcosa di meno. La lode era come? Noi facevamo la gara fra lui e lui per chi prendeva la lode. L'ha presa lui. Ha puntato sulla professoressa sbagliata. Non so se vi ha raccontato il retroscena. Ma è davvero così, eh? Sì, veramente.